Oggi qui a Stealth non vogliamo andare avanti con un nuovo argomento, ma vogliamo ancora parlare delle intelligenze artificiali. Sì, perché abbiamo ricevuto degli SMS e abbiamo la necessità di darvi alcune risposte. Cominciamo subito a parlare di AI e paure. Sì, perché a quanto pare è un argomento che mi è dato molto caldo e subito. Sinceramente non ci aspettavamo neanche di ricevere dei messaggi dove appunto ci stavate raccontando le vostre paure in merito all'episodio di cui abbiamo parlato prima. Sì, perché comunque l'intelligenza artificiale è ormai alla portata di tutti e questo può creare qualche ansia, qualche timore sul fatto magari che possa prendere il sopravvento, possa controllarci o tante altre cose che... Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il primo messaggio. Intelligenza artificiale penso sia anche utile tipo nella medicina per tipo aiutare le persone, no? Però quando la utilizzi ti prende anche tutti i dati, anche per la privacy magari. Io penso che l'intelligenza artificiale sia una cosa molto utile, però ci vada utilizzata con moderazione. Cosa ne pensi, Rick? Allora, totalmente d'accordo sulla moderazione, perché è ancora una cosa nuova e ancora non è ben regolamentata. Ci sono le cose che devono essere implementate riguardo la sicurezza e anche la privacy, che sì, ora non so quanto effettivamente possa inficiare la tua privacy quando vai a utilizzare l'AI, ma più che altro potrebbe averlo fatto in precedenza, quando viene allenata, quando gli fornisci appunto esatto. I dati per essere, per imparare. Anche secondo me questo discorso è molto vasto, perché non si va a fornirgli i dati, non vengono elaborati i tuoi dati all'istante, a meno che tu proprio non gliele voglia dare in pasto, ma è più probabile che lui vada, o lui e noi voi essi, vada l'entità a recuperare i dati che ti hai lasciato tracce magari su internet, quindi da sito o da altro. Quindi giustamente ci può essere un discorso di violazione della privacy, e infatti in questi giorni stanno parlando proprio anche di questa cosa, di questo pericolo che potrebbe esserci. Che effettivamente non sai come questa intelligenza sia stata allenata, cosa gli abbiano dato in pasto. Esatto. Bisogna fornirgli un sacco di dati, però non sai da questi dati da dove provengono, come sono stati acquisiti, quindi potrebbe essere un ambito che debba essere appunto regolamentato in modo preciso. Comunque è anche interessante l'impiego in medicina. Esatto. Perché potrebbero anche qui andare a sostituire magari un medico di base. Non solo, ma già da un po' di tempo le analisi vengono condotte da strumenti, quindi probabilmente possiamo considerare anche intelligenza artificiale questo. Il fatto di velocizzare le diagnostiche, di analisi o altro, beh, sicuramente è un grande aiuto, una grande mano che l'intelligenza artificiale sicuramente potrà darci. Sempre la medicina si avvale di strumenti che saranno sempre più evoluti, efficaci, certo. Intelligenti, e magari possono diventare vere e proprie intelligenze artificiali anche quelle. Certo. Ma andiamo avanti con il secondo messaggio. Vai. Allora, la mia paura sulle intelligenze artificiali in realtà è piuttosto semplice e può essere anche banale, come magari non può esserlo, perché nessuno può prevedere il futuro. Togliendo l'influenza che i film di fantascienza hanno avuto sulle nostre menti e il fatto che Rick ha accennato che potrebbe sostituire diversi esseri umani in alcuni posti di lavoro, secondo me lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe implicare l'indebolimento cerebrale e fisico della razza umana fino a farli diventare delle palle di grasso su una poltrona, e questa è una delle tante paure che possono venirmi, perché tanto ci pensano le macchine a fare le pulizie, ci pensano le macchine a fare tutto il resto. Io ad esempio ho un aspirapolverino robot che lo faccio andare, mi pulisce tutta casa, però quando poi ha finito io mi sento in colpa perché non ci avevo voglia di farlo. No, allora io non mi sento, infatti mettiamo il presupposto che se fa il robottino va benissimo, tutto guadagnato, nessuno si sente in colpa. No, infatti, no, mi può quasi andarlo a svuotare, ma per sì, fortuna l'ho fatto anche potrebbe quello. Potrebbe farlo da solo. Però per quanto riguarda il discorso del posto di lavoro, era un problema che avevo già evidenziato anche nella puntata vera e propria. Sì, l'ho detto anche ora per quanto riguarda i medici, potrebbero essere soppiantati anche dalle intelligenze artificiali, che chi in lo realtà sa? Ci sono film che fanno vedere i dottori che in realtà sono dei robot con l'intelligenza artificiale. E mi ricordo anche di un film che faceva vedere questa nave spaziale carica di gente veramente obesa che stava su queste poltroncine e faceva tipo cose tipo muovere la ciclette così a caso, guardare film, cose tutto su questa poltroncina. Va bene, non andiamo sul tema film, rimaniamo qua. Allora, lasciare fuori il tema fantascienza e i film in realtà mi è difficile, e sai perché? Perché ritengo che è l'immaginazione stessa che alla fine ci porta ad avere risultati.
molte persone saranno concordi nel dire che il nostro pensiero prima o poi diventi una realtà, quindi la creazione, siamo noi stessi artefici di quello che pensiamo. Alla fine tutte le scoperte sono nate così, da un'idea. Eh sì, esattamente. Da un'idea che poi viene portata nella realtà. Quindi non escluderei questo discorso dei film, sono decenni che si parla di intelligenza artificiale che possa prendere anche il controllo. Speriamo di no, però il rischio secondo me potrebbe esserci. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Ciao ragazzi, intanto complimenti per il video sull'intelligenza artificiale, perché era molto interessante, però mi ha fatto venire un sacco di domande e anche un po' d'ansia da persona totalmente ignorante sull'argomento, forse anche influenzata dai vari libri e film che hanno fatto. È possibile che un'intelligenza artificiale diventi così intelligente e cosciente in qualche modo da prendere il controllo della situazione? Bene. È una domanda che in realtà ho posto anch'io, e l'ho posta direttamente a ChatGPT. A chi se non altri? Quindi vi farò comparire qua sopra degli screenshot per farvi vedere che non sono frutto della mia fantasia, ma che sono effettivamente risposte date dall'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che parla di se stessa, di come potrebbe conquistare il mondo. Non esattamente, siamo ancora a livelli basici. Comunque, per ora, la tecnologia non è così evoluta da prendere il controllo e il sopravvento. Potrà succedere, sì, però tenete presente che in fin dei conti l'intelligenza artificiale non sono altro che tante istruzioni del tipo: se è questo allora fai questo, se è quest'altro fai quest'altro, in una scala decisamente enorme, quindi non ha una propria forza di volontà o la possibilità di prendere decisioni sue. Chi lo sa? Per ora no. Sono ancora un branco di circuiti, sì. Però e se magari riesce a sviluppare una qualche di autocoscienza? Che ci vuol fare? Un ingegnere di Google riteneva che fosse una cosa senziente. Non dico io, l'articolo è qui sopra. Quindi non... Quello potrebbe essere un problema. Ma adesso andiamo a vedere effettivamente quello che mi ha risposto ChatGPT. Ovviamente avevo già cominciato il discorso con questo, vi ho levato le parti più noiose e andrò a leggervi quello che mi ha risposto. La mia domanda è stata: secondo te la IA può prendere il controllo di ogni cosa? E lui mi ha risposto, lui, egli, noi, voi, essi, non si sa ancora: la possibilità che una IA prende il controllo di ogni cosa è un tema controverso e complesso. L'IA può essere utilizzata per automatizzare molte attività e prendere decisioni, ma allo stesso tempo dipende dalle informazioni e dai dati che riceve e dalle regole e dalle limitazioni imposte dagli sviluppatori. Cioè, tradotto, è il programmatore stesso che dà direttive al programma. Dipende cosa gli dà in pasto. Quindi conferma la mia teoria che non è in grado di scegliere né compiere azioni fuori dagli schemi preimposti. No, perché prima deve essere allenata. Però una volta che è allenata ed è in grado di imparare autonomamente... Ma ci arrivo. È un problema. In generale, l'IA non può prendere il controllo se non gli viene dato il potere di farlo. Ci sono molte limitazioni e restrizioni in termini di come un'IA può essere utilizzata e di quali decisioni può prendere. Inoltre, gli sviluppatori devono implementare controlli e meccanismi di sicurezza per garantire che questa operi in modo sicuro e etico. Inoltre, non può superare la sua natura di essere solo un'estensione dell'uomo e della sua intelligenza. Quindi non può prendere il controllo di ciò che non è stato programmato. E io continuo. Tutto molto bello. C'è qualche ente che supervisiona la IA? Faccio la sintesi. Moralmente ci dovrebbe essere che danno delle linee guida, se volete poi comunque trovate il post, fermate il video, guardate qui sopra. Ma non sono vincolanti. Perché alla fine questi non esiste una persona che va a ispezionare il codice sorgente, almeno per ora. Quindi mi domando, ma voi istituzioni cosa aspettate a mettere dei limiti o dei controcodici per autorizzare questi codici sorgenti? Qui continuo a chiedere appunto questa domanda. Prima di essere eseguito deve passare delle ispezioni da questi? Lei mi risponde praticamente no. E mi dice che comunque sia si basa su una grande forma di dati, deve prendere informazioni di qui e di là. E a quel punto mi è sorta una domanda. Ma se un hacker, quindi una persona che veramente ha due sfere quadrate enormi per quanto riguarda la programmazione, fornisse a una intelligenza artificiale le conoscenze per bypassare tutti i sistemi di sicurezza, per bypassare tutti i blocchi, e riesca a fargli fare percorso di espansione come se fosse un virus,
Sarebbe possibile. Un virus AI. Sì, un'intelligenza artificiale fatta virus. Qui mi ha risposto, dice che ci potrebbe essere la possibilità che questa cosa possa svilupparsi e avere accesso, ma dice bisogna comunque avere una potenzialità di calcolo esagerata, quindi non è una cosa alla portata di tutti. Quindi è vero che un hacker può creare un'intelligenza artificiale del genere, ma ci vuole una potenza enorme. Non è un hacker singolo, ci sono delle comunità di hacker. Non solo, cosa che mi ha fatto salire un brivido sulla schiena, la vedete qua sopra. Io gli ho contestato il fatto della sua risposta, gli ho detto: è vero che una persona singola non ha i poteri di calcolo, ma dato che esistono dei virus che si chiamano worm o delle backdoor che ti permettono di prendere in ostaggio dei PC, di usarli come se fossero zombie, e li usano per creare attacchi che si chiamano DOS, Denial of Service, quindi sono proprio degli attacchi specifici mirati che vanno tutti i computer zombie a attaccare un singolo punto, mi domando, dato che esistono anche siti truffa che usano il tuo computer quando ci vai sopra per fare il mining di criptovalute, cos'è che può impedire di sfruttare la stessa potenza di calcolo per allargare le proprie conoscenze di un'intelligenza artificiale? Quindi quando gli ho fatto presente questo e la possibilità che esistano delle botnet che sono in realtà create da hacker, l'intelligenza artificiale mi ha risposto: hai ragione. Quindi può esistere questa probabilità che una persona o una compagnia o un gruppo malevolo possa sviluppare un'intelligenza artificiale da malati mentali che può prendere il controllo di tutto quanto e bypassare anche i sistemi di sicurezza. Quindi se voi mi state spaventando i ransomware che mi bloccano il PC e vi chiedono il riscatto per i dati, beh, forse qua la questione diventerà molto molto più complessa, dove il vostro antivirus lo potrete usare come foglio di carta igienica. Sì, anche perché l'antivirus se lo fringe altamente. Quindi, detto questo, speriamo di avervi rassicurato, ma non... No, dopo questa, guarda, credo che la rassicurazione sia molto lontana. E vogliamo salutare anche un paio di utenti che scrivono sempre nei commenti, Matteino Pane e nomi, non mi ricordo il numero, comunque apparirà qui in seconda impressione. Vi saluto, così siete contenti, dato che ce l'hanno richiesto espressamente. Noi ci vediamo sabato con la puntata che doveva andare in oggi, ma che in realtà abbiamo rimandato. È slittata per dare risposta a voi. Quindi, se vi ha fatto piacere conoscere queste cose che vi abbiamo indicato nel tempo, fatecelo sapere con un commento qua sotto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo sabato. Ciao!